Lei non è mia figlia. Ha sempre mentito anche a Patrizia e Daniel, non è vero? Altrimenti perché si sarebbero allontanati da lei? Lasci i miei figli fuori da questa storia. Questo favore non posso farglielo. La avverto. No, io la avverto. O lei ammette finalmente di essere mia madre, e lo è. Oppure... Oppure? Che cosa? Senza il mio consenso non ci sarà alcun esame del DNA e lei lo sa bene. Non ho bisogno di lei per il test. Ho sempre una sorellastra. Che significa? Anche Patrizia ha il suo sangue, o sbaglio? Non si azzardi. Questo dipende da lei. O mi riconosce come sua figlia, o dovrò chiedere alla mia amata sorella di fare il test del DNA. Così tutti sapranno che Annabelle Van Weyden è mia madre. Sarebbe tutto più semplice se solo ammettesse che io sono sua figlia. Almeno potrebbe dirlo a Patrizia di persona. Dubito molto che Patrizia la starà a sentire. E oltretutto vuole dirmi che sa dove si trova? Non è un segreto che ora abiti a Londra. Oh, e visto che a Londra vivono soltanto 4 persone, non le sarà sicuramente difficile trovarla. Riuscirò ad avere il suo indirizzo. Glielo devo dire, questo suo squallido tentativo di ricatto è veramente patetico. Definirlo dilettantesco è poco. Spetta soltanto a lei decidere se risolvere la cosa tra di noi, oppure procederò per altre vie per provare la verità. Se ha proprio deciso di rendersi ridicola, prego. Sa già quale sarà l'esito del test, quindi tutte queste chiacchiere sono inutili. Qui l'unica che chiacchiera è lei. Voglio che la smetta con questi suoi vaneggiamenti, che mi lasci in pace. Oh, purtroppo deve già andare via. Avrà mie notizie. Non c'è fretta. Luisa, io non ho messo niente nel tuo bicchiere, so che non reggi l'alcol. Sì, infatti. Ma che cosa credi che abbia fatto? Non ne ho idea. Non riesco a ricordare proprio niente di quello che è successo ieri sera. Io invece me lo ricordo bene. E la serata mi è piaciuta molto. Ascolta, non sono il tipo che farebbe una cosa così meschina. Dovresti conoscermi bene. E allora chi dovrebbe essere stato? Hai pensato a tutto e senza il mio aiuto. Bravo. Beh, so cosa le piace. Metterai della musica? Sta aspettando un mio cenno. Ormai è tutto pronto. Abbiamo anche l'aperitivo. Cosa? Niente champagne. Devo ricordarti che tua sorella non sopporta neanche un goccio di alcol? Non voglio che si ubriachi e che dimentichi questa serata. Nick, stavo scherzando. Questi cocktail analcolici saranno perfetti per l'occasione. Ora ascoltami bene. Una serata così non si ripeterà mai più. Doveva essere una cena d'addio e questo è stato. Ricordalo.
Sì, pronto. Vorrei parlare con Patrizia Grafenberg, per favore. Posso restare in attesa? Sì, sì, aspetto. Patrizia, ciao. Sono tua madre. Pronto? Patrizia? Pronto. Simon. Ciao. Riguardo a ieri sera... Se vuoi parlare di te ed Hennig, penso di aver già detto tutto quello che avevo da dire. Buongiorno. Ciao, Nora. Che ci fai tu qui? Ero da Hennig. Allora, più tardi? Qualcuno mi ha cercato? No, non che io sappia. Perché? Ho seguito il consiglio che mi hai dato tu. Sono stata da mia madre e le ho detto che non voglio i suoi soldi. Come ha reagito? Devo accettare il fatto che lei non voglia più saperne di me. Mi dispiace. Beh, in fondo me l'aspettavo. Forse le serve solo del tempo. Quando capirà che non ti interessa il denaro, magari cambierà idea. No, io non credo. Bisogna saper riconoscere quando è ora di guardare avanti. Può essere. Ah, ho deciso di andare a Londra. La mia sorellastra abita lì e forse le interesserà conoscermi. E quando vuoi partire? Domani. O lo faccio subito o mai più. Londra è una città fantastica, ti porterà fortuna. Ci sei già stato? Sì, ma tanto tempo fa. Forse ti prendo un po' alla sprovvista. Vuoi venire con me? Oh, ma... Hai bisogno di distrarti un po'. Ti ringrazio, di rilassarti. Nora, ma... Simon, mi farebbe così piacere se venissi. Non credo... Soltanto come amico. Non credo che sia una Vedrai buona idea. Vedrai che cambiare aria ti farà bene. Sì, ma non Aspetta, posso... Aspetta, fammi parlare con Hennig, poi potrai sempre dire di no. Sì, ma... Non credo proprio che mi darà un giorno libero. Ciao. Ehi, caffè per la mia amica che non ha neanche il tempo di respirare. Grazie. Oh, è il disegno per il serbatoio di Sebastian. Mm-hmm. È venuto proprio bene. Ma non lo so. Forse per lui è troppo colorato, infantile. No, a me non sembra. Potrei sempre provare a fare delle modifiche. Ad esempio, potrei eliminare il bordo che c'è qui. In questo modo sarebbe tutto più centrato. Potresti farlo, ma io lo trovo perfetto. E scommetto che lo amerà. Chi amerà cosa? Io... Che cos'hai questo, lì? Sono cose da donne. Ah. Che ci fai qui? Io devo portare a mio padre questi documenti. Li aveva dimenticati a casa. Ma lui non era in ufficio, né tu alla reception. Così ho pensato di fare un saluto a Mike. Allora, come procede la preparazione per la Parigi-Dakar? Bene. Ormai è tutto sistemato. Che fai questa sera? Volevo riguardarmi il percorso sulla mappa e poi volevo calcolare bene i tempi di percorrenza. Perché? Bene, e se sei a casa possiamo fare un salto da te. Ti va bene? Ah, certo. Ah, eccoti, Sebastian. Mi hanno detto che eri in azienda. Ciao. Allora, è questa la cartellina giusta? Sì, grazie. Devo tornare di sotto in produzione. Vieni con me? Sì. Beh, allora, forse ci vediamo dopo. Ah, già. Divertitevi con le vostre cose da donne. A dopo. Ci è mancato poco. Ma è andata bene. Ora devi solo convincerti che quel disegno è perfetto per Sebastian. Così posso inviarlo e stasera avrai il suo serbatoio da deserto. E ogni singolo giorno del suo viaggio lui penserà a te. Sì, gli do soltanto un'ultima occhiata. Sì, va bene. Sì, avanti. Hai solo un momento? Anch'io ti devo parlare. Vuoi sdebitarti con me e non sai come farlo? Non preoccuparti. Io so già come puoi rendermi il favore. Beh, a dire la verità, volevo sapere come ti è venuto in mente di mettere dell'alcol nel bicchiere di Luisa. Come, scusa? Mi hai capito bene e voglio subito una risposta. Ma come puoi pensare una cosa del genere? Luisa non regge l'alcol. Esatto, e tu ne hai approfittato. Mi avevi chiesto di aiutarti, non ricordi? Nora, io ti avevo chiesto di darmi una mano solo per riuscire a portarla da Lanzino. Ma darle da bere dell'alcol è davvero troppo. Non avrei mai acconsentito. Le fa perdere la lucidità e non ricorda più niente. Sì, lo so anch'io. Perciò ora tu andrai da lei e le dirai tutta la verità. No, non puoi chiedermelo. Oh, come no. O glielo dici tu, ma... oppure lo farò no, io. Non aspetta, hai altra metti scelta. Metti giù il telefono, fammi spiegare.
Se tu dici a Luisa che ho messo dell'alcol nel suo bicchiere, lei non mi perdonerà mai. Non puoi farlo. E avrebbe anche ragione. So bene di aver commesso un errore, ma io volevo soltanto aiutarvi. Volevo che voi due tornaste insieme. No, non si tratta né di Luisa né di me. Voglio la verità, Nora. Perché tutta questa messa in scena? Dimmi perché lo fai. Perché rivoglio Simon. Appartiene a me, non a Luisa. Simon Becker? Sì. Non voglio perderlo. Io lo amo. Per questo mi hai fatto venire a Falkenthal. Non perché Luisa mi amava ancora, ma perché era d'intralcio ai tuoi progetti. No, io volevo soltanto che lei lo stesse insieme a Simon Becker. E allora che cosa hai pensato? Ora faccio venire il suo ex ragazzo, così lui la riconquista. E Simon sarebbe stato libero per te. Che cosa ci sarebbe di male? Tu la ami ancora oppure no? Dimmi che cosa ci sarebbe di strano se tu tornassi con Luisa e io con Simon. Così avremmo tutti ciò che vogliamo. Ah, sì. Devo ricordarti che questa sera abbiamo una cena di famiglia. Perché mamma temeva che mi dimenticassi. Già, la conosci bene. No, no, non succederà mai più. Ormai ho imparato, da quella volta che è saltato il picnic. Molto saggio da parte tua. Grazie, ma vorrei che tu approfittassi di questa saggezza. In che modo? Ti consiglio vivamente di parlarle al più presto del viaggio che hai in programma. Sì, lo farò. È solo che sto aspettando il momento giusto. Sì, ma quando lo farai? Il giorno prima della partenza? Papà, tu la conosci, non sarà d'accordo. Lei crede che una moto sia una sedia elettrica a due ruote. Beh, adesso non esagerare, Sebastian. Lei è già prevenuta in partenza. E quando sentirà Parigi-Dakar, vedrai, sarà inflessibile. Ma io ho intenzione di fare solo il percorso, non il rally. Non è pericoloso. Ho capito, ma comunque non penso che sia giusto che lo sappia a cose fatte. Sì, hai ragione. Lo farai stasera? Sì, promesso, glielo dico stasera. Senti, adesso stai andando a casa. Potresti comprare dei fiori a tua madre da parte mia? Tieni. Due volte in una settimana. Cosa hai da nascondere? Perché un marito non può comprare dei fiori a sua moglie. E per favore, dille che sono felice della nostra cena e anche che sarò puntualissimo. Ti stai impegnando molto negli ultimi tempi. Se è contenta, sarà meglio anche per te, Sebastian. Ma scusa, tu vuoi riavere Luisa oppure no? Non puoi rinunciare semplicemente perché non è facile come avevi immaginato. Pensavo che tu l'amassi. E infatti è così. Per questo voglio essere sincero con lei. E che cosa fai se in questo modo la perdi? Lei è convinta che sono stato io a mettere l'alcol dentro al suo bicchiere e io voglio che lei sappia che non c'entro niente. Le diciamo che è stato un cameriere del Lanzino. Succede continuamente. E lei lo sa. Ha esperienza, ha lavorato negli hotel. Nora, non mi interessano i tuoi imbrogli. Quindi non le mentirò. Ma tu non dovrai farlo. Glielo dirò io. E lei verrà a chiederti scusa. Domani sera voi andrete a cena insieme. E ti bacerà anche senza l'aiuto dell'alcol. E cosa te lo fa pensare? Domani parto per Londra, insieme a Simon. E quando lo saprà, avrà bisogno di conforto. Tu lascia fare a me. E ognuno avrà ciò che vuole. C'è di così difficile? Deve solo chiamare il numero che le ho appena dato e dire che le dispiace davvero molto perché ha preparato un cocktail alcolico per sbaglio. Ci vogliono solo 5 minuti. Sarà ricompensato con 100 euro. Guadagnato in fretta, no? Allora, d'accordo. Bene. E lo faccio subito, è urgente. Salve, signorina Maywald. Salve. Mi sono tagliata un dito raccogliendo le erbe aromatiche. Oh, davvero? Può anche leggere cosa c'è scritto, no, sulle cartoline? No, io non volevo... Quella di chi è? Ah,
Questa è quella di Patrizia da Londra. Patrizia ha una bella casa? Sì, credo. Da quanto ne so, ha un appartamento vicino al centro commerciale Vermont, dove lei lavora. Mm-hmm. Perché me lo chiede? Così, Londra mi è sempre piaciuta. Santo cielo, chi prende dei sonniferi così forti? La signora Bernstein. No, già, poverina, non deve essere facile per lei. E adesso che anche il signor Van Biden è lontano, ora devo andare. Sì, avanti. Scusami se ci ho messo tanto. Pensa un po' che strano. Mi ha telefonato il cameriere dell'Anzino. Mi ha chiesto scusa per avermi servito un cocktail alla vodka invece di uno analcolico. Ah, ha detto proprio così. Beh, certo, l'odore della vodka è difficile da sentire. Allora la cosa si è chiarita? Sì. Mi dispiace di aver pensato che fossi stato tu. Beh, non importa. No, ti conosco abbastanza da sapere che non faresti mai una cosa simile. Ascolta, Luisa. L'alcol non è finito lì per sbaglio. Ma il cameriere dell'Anzino ha detto... Perché ha avuto dei soldi per farlo. Come? Tu l'hai pagato? No, perché lui... Nora ha organizzato tutto. Come? Scusa. Voleva fare in modo che la colpa non ricadesse su di lei o su di me. Ma perché lo avrebbe fatto lei? Nora vuole fare in modo che noi due torniamo insieme. È stata lei a farmi venire qui a Falkenthal. Ma non è solo colpa sua. Mi sono lasciato coinvolgere perché volevo tornare insieme a te. Tu hai tutti i motivi per non volermi più vedere. Ma io non sapevo che avesse messo l'alcol nel tuo bicchiere. Mi devi credere. È stata Nora. Van Biden. Ciao, mammina. Che cosa vuole? Stamattina non mi sono espressa abbastanza chiaramente. Allora non ha proprio cambiato idea. Perché avrei dovuto? Già, ma ad ogni modo è un peccato. Ma che possiamo farci? Volevo tanto andare a Londra a fare shopping. E il centro commerciale Vermont è il posto giusto. Così mi hanno detto. Sono emozionata. Chissà chi incontrerò sulla mia strada. Passarmi la giacca? Hai messo tu l'alcol nel mio cocktail? Ma di cosa stai parlando? Ieri sera sono stata con Hennig Dall'Anzino e hanno messo dell'alcol nel mio bicchiere. Sei stata tu. Ma che dici? Hai voglia di scherzare? Nora, per favore, guardami e rispondi alla mia domanda. Stai parlando sul serio? È stato Hennig a dirtelo? Lui può raccontarti qualunque cosa e tu pendi dalle sue labbra. Hai già dimenticato quante volte ti ha detto devo lavorare, devo lavorare molto, e poi rimaneva fuori tutta la pianta notte. Laura, questo non c'entra. C'entra, e come? Lascia quella borsa. Basta. Nessun altro sa meglio di te qual è la mia reazione all'alcol, e te ne sei approfittata. Tu volevi che fossi ben disposta nei suoi confronti e che mi gettassi tra le sue braccia. E solo per caso tu saresti apparsa lì insieme a Simon. Sei stata davvero molto fortunata che lui ci abbia visti proprio quando io e Hennig ci stavamo baciando. È stata un'idea di Hennig. Questo non è affatto vero! Tu lo hai portato qui a Falkenthal perché facessi allontanare me e Simon. E io ho pensato che fosse il destino, un segno che io non potevo stare con lui. Ma questo non è affatto vero. È solo colpa tua!
Non mi interessa se è difficile. Lei faccia il suo lavoro e basta. Può dire che devo andare dal medico o qualsiasi altra cosa, ma faccia in modo che io possa uscire da qui per un paio d'ore. Fantastico. Consegnate pure il serbatoio alla villa della famiglia Van Weyden. Va bene. Nel tardo pomeriggio saremo lì. La ringrazio, arrivederci. Il serbatoio è pronto e più tardi lo consegnano. E allora, com'è venuto? Beh, è davvero perfetto per la moto e per il viaggio nel deserto. Però sono contenta che il conto lo paghi, Elena, è veramente caro. No, volevo sapere com'è venuto il disegno. È andato tutto bene con l'aerografia? Il tuo modello era stupendo. Vedrai, sarà bellissimo. Speriamo, perché se a Sebastian non piacerà, allora... Adesso smettila con queste paranoie. Hai lavorato su quel disegno per 3 giorni. Gli piacerà, credimi. E sono sicura al 100% che ti sarà eternamente riconoscente e ti amerà per sempre. Non capisco come hai potuto farmi questo. Tu mi hai portato via Simon. Noi eravamo felici finché tu non ti sei messa in mezzo. Cosa posso farci se Simon è innamorato di me? Per causa tua ho rinunciato a lui. Cos'altro devo fare? Ogni volta che sono felice con un uomo tu distruggi tutto. Prima mi hai preso Holger e hai rovinato un incidente. Che sei stata tu a causare? Perché non hai fatto il tuo lavoro nel modo giusto? Holger è morto a causa tua. Ah, Nora, sei tu. E chi ti aspettavi, Luisa? Senti, la tua gelosia è del tutto fuori luogo. Io amo solo te. Su, vieni qui. Lasciami! Nora! Che cosa ho fatto? Ora daranno la colpa a me. Con molta leggerezza. Ma io con Holger ho perso il mio grande amore. Non passa giorno che io non mi senta in colpa. Lo sai bene. Tu ti senti in colpa soltanto quando ti fa comodo. Io credevo che fossi felice del fatto che mi fossi innamorata di nuovo. Ma quando tu vuoi qualcosa non ti importa niente degli altri. L'unico motivo per il quale non sono insieme a Simon sei tu. Ed è stato un errore. Il nostro amore non ha a che fare con te. Non ti amerà solo perché io l'ho allontanato. Per te ho rinunciato a lui, ma non ha alcun senso. Anche io ho il diritto di essere felice. Io non credo che ce la farò. Tutto sistemato, domani sei libero. Londra ci aspetta. Non vedo l'ora, Nora. Ciao Nora, entra pure. Ma come ho fatto a fidarmi? Gran bella idea quella di istigare Luisa contro di me. Non l'ho istigata contro di te, le ho soltanto detto la verità. Ma perché? Il piano stava funzionando. Sì, infatti, lei è venuta da me e si è scusata. E allora? Era proprio quello che volevamo. Nora, Luisa non è un giocattolo, è una persona. Una persona molto corretta. Lei non penserebbe mai di poter essere raggirata in questo modo. No, che la sua ingenuità ti ha toccato così profondamente che hai sentito il bisogno di dirle la verità. Sarò pazzo, ma è così. Auguri di cuore. Sai che l'hai persa per sempre? Può essere.
Ma non è mia intenzione riconquistarla con l'inganno. Ma dai, Hennig, preferisci rinunciare a lei? Io amo Luisa. E non merita certo di essere ingannata e manipolata. Questo è molto nobile da parte tua. Vedrai a cosa ti servirà. Non mi aspetto che tu capisca. Io comunque non mi fermerò. Come ben sai, domani vado a Londra. Con Simon. Ah, Tobias, grazie mille. Ma che bei fiori. Già. Me li ha portati oggi Sebastian da parte di Harald. Non guardare me. Io non c'entro niente. Allora il picnic mancato è servito comunque. Altrimenti non avrebbe mai fatto una cosa così. Che cosa c'è di sbagliato nel donare fiori alla propria moglie? Proprio niente. Anzi, mi ha fatto molto piacere. Ma io non mi sono innamorata di lui perché era romantico. Non lo è mai stato. È vero. Ma è sempre stato così come ora. Già. Il naso immerso nei libri e la testa da qualche altra parte. Ma ho capito fin dall'inizio che era una persona sincera e che inoltre sarebbe stato un buon padre. Sì, e lo è. A volte però desidererei che fosse un po' più severo. E perché? I ragazzi ormai hanno la loro vita, Costanza in Argentina, Simon qui e Sebastian troverà la sua strada. È un ragazzo in gamba. Dovrebbe soltanto scegliersi una professione. Ha tutta la vita davanti per lavorare. Non è tanto grave se si gode ancora un po' la sua libertà. È ancora così giovane. La vedevi così anche parlando dei tuoi figli? No, in effetti no. Ci si preoccupa sempre così tanto. Ho avuto delle accese discussioni con Nico quando ha deciso di lasciare il suo lavoro di tecnico. Non gli ho dato un attimo di respiro. E a qualcosa è servito? No, proprio a niente. Quando ha aperto la sua moto officina gli ho detto che era completamente pazzo. E poi è stato un successo. A Nico serviva solo del tempo per capire qual era la strada giusta per lui. E alla fine l'aveva trovata. Era un ragazzo meraviglioso. Sì, lo era. E Sebastian non è poi così diverso. Anche lui ha idee tutte sue. Oh sì, lo puoi ben dire. Spero solo che Simon mi ascolti. Non mi risponde neppure al cellulare. L'ho respinto così tante volte che non potrei nemmeno dargli torto se non volesse più saperne di me. Perché non ho capito prima che non aveva senso lottare contro i miei stessi sentimenti? Ora forse è troppo tardi, ma non importa. Devo almeno dirgli com'è andata. Deve sapere che io lo amo. Simon. Ho bisogno di parlarti. Non ho tempo, Luisa. Non ci vorrà molto. Il bacio con Hennig. Io non me lo ricordo. Non mi devi spiegazioni. Succede quando bevo dell'alcol. Perché sono astemia. E allora perché hai deciso di bere lo stesso? Qualcuno ha messo della vodka nel mio bicchiere. Io non lo sapevo. È stato uno sbaglio? No. Vieni, entriamo. Al momento. Non farti illusioni, verrai con me. È stata un'ottima idea regalarle dei fiori. È importante per tutti e due che tua madre sia di buon umore. Spero che lo sia ancora, anche dopo che le avrò detto del viaggio in moto. È meraviglioso, finalmente riusciamo a mangiare tutti insieme. Che profumo, non riuscirò a resistere per molto. Ha un aspetto invitante. Vieni anche Simon? Quando sono uscito stava ancora lavorando. Allora riporto dentro questi piatti.
No, forse le ragazze si fermeranno con noi. Ma guarda chi c'è! Ciao! Ciao, disturbiamo? Per niente, volete restare a mangiare? Sì, molto volentieri. Che cosa avete lì dentro? È un regalo per Sebastian da parte di Elena Bernstein. Perché ha aiutato Richard Van Weyden quando è svenuto quel giorno in azienda. Per me? Che pensiero gentile. Il regalo è anche da parte mia, ma soprattutto da parte di Mike. Sì, e che cos'è? Aprilo. Possiamo anche mangiare prima. Perché aspettare? Dai, aprilo. Wow, è proprio quello che stavo cercando. È davvero fantastico. E questo disegno è incredibile. Sei stata tu a farlo? Sì, abbiamo pensato di renderlo un po' più personale. Ma se non ti piace possiamo anche toglierlo. No, togliere. Assolutamente no, è geniale. Grazie mille. Cosa ti avevo detto? È un materiale di ottima qualità, con questo ti divertirai. Ma a che cosa ti serve un serbatoio così grande? Pensavamo che Sebastian ne avrebbe avuto bisogno se parte per il rally. Quello della Parigi-Dakar è un percorso lungo e difficile. Parigi-Dakar? Vuoi partecipare a un rally? Ora capisco molte cose. Per questo Nora voleva tanto portarmi da Lanzino. Avevi ragione tu su di lei. Ma mi ha ingannato lo stesso. Certe cose me le aspettavo, ma questo... Non è quello che intendevo. Non conta cosa ha fatto. Ha agito così perché è innamorata. Vuoi continuare a prendere le sue difese? No. Però almeno in parte posso capire il perché del suo comportamento. E... io ti ho detto che per noi... proprio a causa di Nora non c'era futuro. Avrei dovuto darmi una possibilità, invece sono scappata ed è stato un errore. Luisa, io... Ecco, volevo solo che tu sapessi qual era la verità. Luisa... Non è finita qui, ve l'assicuro. Mamma, non è un rally, è semplicemente un viaggio in moto lungo quel percorso. Sentiamo, quando avevi intenzione di dirmelo? Volevo farlo stasera. Voleva dirtelo davvero. Ah, quindi tu lo sapevi già. Marianne, per favore, non agitarti. Non dovrei agitarmi all'idea che nostro figlio voglia fare un rally e che rischi la Ma vita. Ma non è un rally. Senti, chi vuoi prendere in giro? Se non fosse stato pericoloso, me l'avresti detto subito. Vieni, credo che sia meglio andare. Pensavo che nella nostra famiglia si parlasse apertamente. E infatti è così, solo che... E tu che sapevi tutto, l'hai accettato senza problemi. È adulto ormai. Lo era anche Nico. Starò molto attento. L'aveva detto anche lui. Sebastian, non voglio che solo per seguire una stupida fantasia rischi la tua vita. Tu non andrai a fare quel percorso. Non puoi vietarmelo. Oh, sì che posso farlo. Tu non ci andrai. È stato veramente un disastro. Come no, puoi dirlo forte. Sebastian sarà arrabbiato con noi. E perché? Non siamo delle veggenti. Come potevamo sapere che non aveva detto niente a sua madre? Ma così gli abbiamo rovinato la giornata. Involontariamente. Già, abbiamo fatto danni a fin di bene. Dobbiamo guardare gli aspetti positivi. E quali sono? Ha litigato con i suoi genitori e il disegno sul serbatoio glielo ricorderà per sempre. Almeno adesso sua madre lo sa. Chissà quando glielo avrebbe detto. Ma se non potrà partire, avremo distrutto il suo più grande sogno. Beh, in tal caso avrei tempo per conoscerlo meglio, è un bene. Sì, se vorrà ancora parlarmi. Ma come fai a rimanere così calma e tranquilla? E cosa dovrei fare? Io credo che andrò da lui. Per fare cosa? Beh, come minimo voglio scusarmi. Bene, fallo. Io invece adesso andrò alla villa. Mi scuserò domani quando la tempesta sarà passata. E cosa dirai ad Elena dell'effetto che ha avuto il regalo? Che ha colpito come se fosse una bomba.
Rimani da me. Sì. Rimango da te. Per sempre. Non so se mi basta. Sai, avevo tanta paura che non mi avresti ascoltato. Infatti non avrei voluto, ma io... Sì. Io ti amo. Anche io ti amo. Che succede? Non lo so, ho avuto una strana sensazione. Non devi più avere paura. All'amore. Sei ancora preoccupata? Sì. Per Nora? Le vuoi parlare di nuovo? No, stasera. Anche perché... stanotte vorrei rimanere da te. Lo speravo. Cara Luisa, spero che tu sia soddisfatta. Hai ottenuto quello che volevi. Cara Luisa, so che sei arrabbiata con me e ti capisco perfettamente. Io sono disperata e confusa, non so più cosa fare. La perdita di Holger ha lasciato dentro di me un vuoto profondo che forse solo una vera famiglia o un nuovo grande amore sarebbero riusciti a colmare. Ma invece di trovare l'affetto che cercavo, sono stata abbandonata e respinta da tutti.
dall'uomo che amo e addirittura da quella che è la mia madre naturale. Non ce la faccio a vedere te e Simon così felici insieme. Non riesco a sopportarlo. Ma questo non giustifica quello che ho fatto. So di averti deluso molto e non voglio più esserti di peso. Non ostacolerò più la tua felicità. Ti voglio molto bene e spero che prima o poi riuscirai a perdonarmi. Tua Nora. Sono le pillole della signora Bernstein. Le ha prese tutte? Credo che la confezione fosse piena. L'avevo appena comprata. Che disturbo devo avere per uscire di prigione per qualche ora? Non è una cosa semplice. Deve essere una malattia che non sia facile da diagnosticare. Sia un po' creativo. Acufene. Sappiamo entrambi perché l'ha fatto. Non poteva sopportare che noi ci amassimo.